una volta sotto dell'evaporazione, la traspirazione in realtà è un fenomeno molto più complesso. Avrei sperato di fare una cosa ben più approfondita di quella che invece mi avrò a fare, ma ho fallito miseramente sui tempi e quindi ci accontenteremo di quello che vi presento. Dunque, la traspirazione è l'evaporazione dalle piante, ma è una evaporazione un po' particolare perché coinvolge il ciclo biologico delle piante medesime, da cui prendendo il sole, quei gamma che è segnato lì, della luce dell'acqua, della CO2, prevalentemente azoto e fosforo, alcuni altri minerali, costruisce tutta l'impalcatura vitale della pianta e quindi fornisce i carboidrati, il cibo per noi e l'ossigeno che respiriamo. Quindi in un certo senso è un processo molto, molto importante e non andrebbe trattato separatamente dagli altri due cicli almeno che coinvolge, cioè il ciclo del carbonio e il ciclo dell'azoto. Tipicamente il contenuto di acqua di una pianta è attorno al 60-70%, non diversamente quindi da quello che tra l'altro abbiamo anche noi. L'acqua svolge prevalentemente quattro funzioni, cioè funziona come solvente. Praticamente tutta la biochimica delle piante funziona usando l'acqua come solvente all'interno delle cellule e dei tessuti. E come mezzo di trasporto, cioè questo discende anche dalla funzione di solvente, ma trasporta sia sulle piccole distanze cellula verso cellula, sia sulle distanze lunghe attraverso lo xilema e il floema. Agisce anche come supporto strutturale. Il fatto che l'acqua sia all'interno con i suoi soluti all'interno delle piante fa sì che le piante stiano turgide, non saprei come dire, l'erba in particolare si affloscia se non, e anche le foglie si afflosciano se manca l'acqua con una certa tensione all'interno del sistema. E quindi hanno anche una funzione strutturale di questo tipo. E infine funziona per il raffreddamento della pianta. In realtà solo il 5% viene biomassa, il 95% di tutta l'acqua serve per raffreddare, per mantenere la temperatura delle piante entro una quantità, cioè dentro dei limiti prefissati. Da un punto di vista generale l'acqua è presa dalla pianta attraverso le radici e poi si unisce attraverso lo xilema e viene emessa dalle foglie. In realtà questo è una parte del ciclo dei movimenti che avvengono attraverso le piante, sulle quali forse vi verrà intrattenuto la mia collega che fa ecologia molto di più, con molto dettaglio. Cioè questo è praticamente un ciclo in qualche modo costruttivo che porta alla costruzione anche delle parti, poi dei costituenti della pianta medesima, i quali poi devono essere ridistribuiti all'interno della pianta. Quindi c'è un secondo ciclo che viene attraverso il floema, in cui viene la ridistribuzione degli nutrienti e delle sostanze della pianta. Anche lì l'acqua ovviamente è coinvolta. Dal nostro punto di vista, che è la traspirazione, noi alla fine andremo a calcolare la traspirazione attraverso la legge di Dalton, oppure attraverso, come usando le equazioni di Bellman-Monti che abbiamo ricavato giusto la volta scorsa.
Da che cosa dipende la traspirazione? Beh, dipende da tutta la variabilità degli elementi che sono presenti in questa azione, cioè intanto dipende dal tipo di pianta, dipende dallo stato vegetativo della pianta, se la pianta è giovane, se la pianta è vecchia, dal momento in cui si trova durante la stagione. Dipende dalla dimensione, evidentemente, delle piante medesime, dipende dalla struttura del suolo nella quale la pianta è inserita, dipende dalla temperatura dell'ambiente, dipende dalla quantità di radiazione, dipende dalla quantità di CO2 presente nella atmosfera. La pianta prende la CO2 per immagazzinare il carbonio che poi forma la parte, prima abbiamo parlato di carboidrati, no? Il forma della pianta medesima, se la concentrazione di CO2 aumenta, evidentemente ci sono degli effetti retroattivi sulle piante che allentano o in genere la velocità della traspirazione perché è meno necessaria. E non è, essendoci più CO2 nell'aria, è più facile catturare il carbonio. La traspirazione, esattamente come ogni altro fenomeno evaporativo, dipende dalla disponibilità di energia che rappresenta poi il motore anche della fotosintesi, dalla disponibilità di acqua e dalla capacità della turbolenza atmosferica di trasportare il vapore che viene prodotto in prossimità dalle foglie e trasportato lontano. E vi ho già parlato di evapotraspirazione potenziale, ma qui in qualche modo vi ho anche detto che non è un termine di facile quantificazione. E l'evapotraspirazione potenziale relativamente alle piante è quella velocità di traspirazione che si ha quando il sistema non è limitato dall'acqua, ma eventualmente solo limitato dall'energia. Per esempio, qui è rappresentato un albero in una palude. Questo evidentemente trovate un albero particolare, come vedremo, perché ha le radici, avrà una parte di radici tra l'altro che prende l'ossigeno dall'aria, ma è praticamente immerso nell'acqua. Quindi qui la traspirazione è al massimo livello in cui può manifestarsi. Generalmente però la situazione è più simile a questa, anche se questa è una situazione estrema, in cui la pianta è un terreno arido e quindi con poca disponibilità di acqua. Se la prima era l'evaporazione potenziale, questa è la traspirazione potenziale, questa pianta sicuramente ha una traspirazione reale molto più piccola della traspirazione potenziale e che si chiama appunto acqua evapotraspiration. Nei vecchi libri di testo, non così vecchi perché questo è di 20 anni fa, quindi normalmente la traspirazione è collegata ad un certo stato del suolo in questo modo. In particolare si riconosce una certa, vedete qui ci sono i tipi di suolo, qui ci sono c'è in qualche modo il contenuto d'acqua del suolo. Sono riportate due curve, una è il permanent wilting point, che è il punto di appassimento della pianta. Il permanent wilting point è evidentemente funzione del tipo di pianta, sono le piante che c'erano evidentemente più elevato, ma qui dimostra anche che c'è una certa dipendenza dai tipi di suolo, dove queste qua sono le categorie tessitura del suolo che abbiamo imparato a distinguere. La capacità di campo, poi anche questa è una
idea o l'interpretazione più che una cosa oggettiva. Cioè quando avviene l'infiltrazione dell'acqua, l'acqua entra nel terreno, poi la gran parte di questa se ne va per effetti gravitativi e così via. Questo abbiamo già imparato a vedere quando nella sostanza abbiamo descritto le equazioni di Richards. E ad un certo momento il contenuto di acqua non è il massimo possibile, ma è compreso tra valori accettabili, è compreso, diciamo, appunto attorno a valori abituali in cui l'acqua in qualche modo è presente, ma si muove molto lentamente. Questa quantità di acqua che è disponibile alle piante per l'evaporazione e viene riconosciuta dagli agronomi sotto il nome di capacità di campo. Ma se voi tornate indietro alle equazioni di Richards, nelle equazioni di Richards la capacità di campo non la vedete. Non è che esiste un punto in cui c'è dell'acqua che rimane lì. Secondo l'equazione di Richards, l'acqua continua a muoversi, si assume molto lentamente. Le fasi della traspirazione naturalmente sono quelle che vi ho già accennato, cioè la prima parte l'acqua deve essere raccolta dalle radici, quindi dipende dalle dimensioni dell'apparato radicale delle piante. E poi si trasferisce lungo il tronco ed infine alle foglie. Come e perché l'acqua fa questo giro? L'acqua non ha un cuore, le piante non hanno muscoli, quindi in base a quali forze l'acqua dal basso vince la forza di gravità e si muove verso l'alto. Abbiamo due possibili candidati, di cui uno solo però in pratica è il vincitore. I possibili candidati sono le forze di capillarità e le forze osmotiche. In realtà le forze osmotiche sono quelle che in qualche modo rappresentano la principale forza che muove l'acqua da una parte all'altra, della pianta. In realtà, in base al discorso che vi ho fatto prima, in cui poi anche adesso qui tendo a nascondere una cosa, no? L'acqua sale in funzione di queste forze che adesso andiamo a descrivere, ma se poi deve anche discendere, per esempio, per trasferire i nutrienti dalle foglie, dove i nutrienti e le sostanze vengono prodotte, per esempio alle radici, dove vengono stoccate, allora vuol dire che esiste un moto anche inverso. E allora se le forze, per esempio osmotiche, spingono verso l'alto, che cos'è che spinge l'acqua verso il basso? Certamente non la sola forza di gravità. Di nuovo entrano meccanismi relativamente complicati di strutturazione dell'idraulica, diciamo, della pianta, che per spingere l'acqua dove deve andare. Cosa sono le forze osmotiche? Si può fare un esperimento molto semplice, la solita bacinella di acqua riempita d'acqua, e in questa bacinella si inserisce un tubo che contiene delle sostanze disciolte disciolte all'interno, qui è scritto acqua con sali, e questo tubo è separato dal resto dell'acqua libera attraverso una membrana opportuna, diciamo, anche se qui non è specificata. Quello che si osserva è che l'acqua viene attirata all'interno del tubo e la pressione e quindi il livello di acqua del tubo sale. L'interpretazione che ne diamo è che evidentemente c'è una forza che ha agito, questa forza viene chiamata forza osmotica in questo caso, e il potenziale relativo a questa forza osmotica si può
proprio in questo modo misurare dall'altezza in cui sale la colonna. In particolare è ROV doppio il peso dell'acqua, ROV doppio G per H, dove H è l'altezza. Quindi in presenza di sali esistono delle forze che spingono l'acqua ad equilibrare. Anche la forza osmotica, esattamente come le forze capillari, si manifesta come una pressione negativa. Pressione negativa, e potete capirlo da qui, la spiegazione è la stessa che ho dato per le forze capillari, qui la pressione relativa è zero, negativa sempre in relativo naturalmente. Se qui ho una colonna d'acqua, quindi la pressione che si genera per questa colonna d'acqua su questo punto è ρ doppio gh, quindi significa che se qui la pressione per continuità è zero, qui deve essere meno ρ doppio gh sulla sommità del tubo. Dunque la pressione in questo caso è negativa, lì l'abbiamo messa come un valore assoluto. Questa è la pressione. E naturalmente si riduce anche la pressione di vapore sulla superficie nella quantità opportuna, perché la pressione di vapore è l'altezza. Quindi la pressione, ci sono i gradienti di pressione che si generano dalle radici alle foglie, poi vediamo anche di quantificare. Evidentemente il termine ultimo è in questo caso la pressione del vapore in atmosfera al di fuori della foglia, che deve essere minore, la pressione parziale del vapore, delle pressioni del vapore medesimo all'interno della pianta, perché l'acqua si muove in funzione di questo gradiente che poi c'è in atmosfera. Comunque quindi nella pianta si formano una serie di pressioni negative, nel suolo spesso le pressioni sono negative, ma nell'atmosfera la pressione è ancora più debole. Possiamo partire dalle foglie per vedere come sono fatte le foglie. Qui vedete una bella descrizione delle foglie, vedete intanto due cose. Sopra la parte della foglia c'è una cuticola, la cuticola è lo strato che ricopre le foglie, generalmente non è del tutto impermeabile al vapore o all'acqua, è permeabile ma pochissimo permeabile a vapore d'acqua, è in genere coperto da una specie di materiale ceroso che la rende impermeabile e così via. Poi c'è l'epidermide e poi qui ci sono le celle di mesofilla, dove avviene la fotosintesi. L'epidermide ha un ruolo anche interessante, in genere è trasparente, non contiene clorofilla e funziona da lente nel concentrare la luce nelle parti dove il processo fotosintetico avviene. Questa foglia, come la maggior parte delle foglie delle piante che conosciamo, ha delle aperture nella faccia inferiore che si chiamano stomi. Questi stomi sono il luogo in cui avviene sia lo scambio di CO2 con l'atmosfera, quindi l'assorbimento della CO2 dell'atmosfera, e contemporaneamente il flusso nel senso inverso del vapore dall'interno di queste cavità che si vengono a formare, e evidentemente
ciò che comanda entrambi i flussi sono i gradienti parziali delle concentrazioni di CO2 e di vapore, che è più alta, che è più alta all'interno, la concentrazione di vapore è più bassa all'esterno, e viceversa, il CO2 è più alta all'esterno e più bassa all'interno. I due processi avvengono in contemporanea e quindi da questo punto di vista non si può separare il processo di traspirazione dal processo di fotosintesi. E quindi possiamo partire da qua per capire come avviene. La liberazione del vapore da parte della foglia, dal nostro punto di vista, dipende quindi dalla presenza di questi stomi. Questi stomi, peraltro, non sono delle cavità che sono ferme ed inerte, ma sono degli opercoli che si muovono, si aprono e si chiudono. Ci sono delle cellule che sono intorno agli stomi, che agiscono in modo tale, sono le cellule guardiane, che agiscono in modo tale da aprire e chiudere questa fessura in funzione dei vari stimoli che sono quelli che vedremo poi, appunto la presenza di CO2 nell'atmosfera, la presenza di vapore, la quantità di radiazione e la temperatura. Anche qui non ci sono muscoli, quindi da che cos'è che comanda l'apertura e la chiusura degli stomi? In questo caso sono appunto sempre pressioni che si vengono a generare in prossimità dello stomaco, nelle cellule appunto guardiane dello stomaco, che sono regolate attraverso fenomeni di natura osmotica. Per chiudere ed aprire gli stomi, la pianta, la fisiologia della pianta funziona che accumula, per esempio, alcuni sali, per esempio il potassio, delle cellule adiacenti, e questo richiama acqua e quindi il sistema si apre e si chiude, richiama o viceversa. O viceversa avviene questa. Quindi, differentemente dagli altri meccanismi di evaporazione che avevamo visto prima, la pianta qui ha un ruolo attivo nel dosare la quantità di evaporazione. E la comprensione completa del fenomeno deriverebbe anche da una comprensione maggiore di quella che io vi sto comunicando della fisiologia della pianta. Dal nostro punto di vista, volendo semplificare un po' le cose, vi ho già detto, la pianta traspira e la legge con la quale la descriviamo è esattamente uguale a quella con la quale descriviamo l'evaporazione dai suoli e l'evaporazione delle superfici liquide, salvo il fatto che davanti alla legge di Dalton, e poi andremo a descriverla, mettiamo una conducibilità evapotraspirativa, in questo caso, che dovremo poi quantificare. In realtà, volendo modellare la cosa, dovremmo tener conto di un altro fenomeno che pure è molto rilevante, sul quale vediamo se riesco a imbastire una lezione un po' particolare, che è legato al fatto che le foglie durante le precipitazioni o anche durante il passaggio, per esempio, di nebbie con particolare contenuto di vapore, in alcune situazioni queste nebbie sono l'unico fonte di acqua per alcune piante, tra l'altro, catturano sulla propria superficie una parte dell'acqua. Il fenomeno si chiama intercettazione. E naturalmente questa parte dell'acqua intercettata sulla superficie poi evapora praticamente a ritmo potenziale laddove c'è, perché
perché è una super, è a tutti gli effetti una superficie libera ed è solo contrastata eventualmente dalle forze di tensione superficiale che si vengono a sviluppare. Però in questo momento non ne parliamo. Eccola qua, la legge di Dalton, è esattamente quella che abbiamo scritto in altre occasioni. La traspirazione quindi è data da questo coefficiente evaporativo, in cui io ho esplicitato la velocità dell'aria che circonda la foglia, perché assumo che in realtà il trasporto di vapore al di fuori della superficie della pianta sia guidato prevalentemente da un trasporto di tipo turbolento. E poi la differenza di pressione, la pressione di vapore all'interno evidentemente della, qui in questa piccola cella chimica che abbiamo mostrato che è la foglia, e meno la pressione parziale del vapore nell'atmosfera immediatamente adiacente alla foglia. Possiamo esprimere la conducibilità traspirativa come in funzione, o possiamo esprimere anche in funzione di resistenza. Nelle altre occasioni l'avevamo vista come resistenza, in particolare composta di due resistenze che si sommano in serie, posso dire. Una resistenza che è marcata con la A e quindi è una resistenza aerodinamica, di cui voi sapete già la forma. Se vi ricordate era un K quadro con la costante di von Karman al quadrato diviso il logaritmo di il logaritmo al quadrato di un termine che dipende da tre quote particolari, che poi quella dell'equazione scritta sotto qua. Qui, siccome diamo la traspirazione in chilogrammi, oltre all'epsilon abbiamo PA e ρ doppio. Devo dire la verità però che i coefficienti di conducibilità per un certo tempo mi sono sforzato appunto di rappresentare tutto come una resistenza, ma come vedete anche il modo in cui è rappresentata qui la resistenza fa capire che il termine in realtà si presenta molto meglio come una conducibilità. C'è questo valore di resistenza minimo che compare nella resistenza della vegetazione, che dipende dal tipo di vegetazione. Poi c'è una parte, scordiamoci per questo momento di questa cosa che si chiama l'AI, e poi andrò a dire che cos'è l'AI. E poi ci sono quattro termini, FS, FE, FT, FM. E questi sono le quattro, diciamo, i quattro principali elementi che controllano la conducibilità idraulica. In realtà controllano il movimento dei singoli stomi. Controllano il movimento dei singoli stomi e hanno un andamento, per quel che riguarda il termine che dipende dal contenuto idrico del terreno, è relativamente semplice alla fine. Gli altri termini hanno dei comportamenti un po' più complicati. Questo modo di vedere la traspirazione risale ai lavori di Jarvis del 1976, più o meno 40 anni fa, e in qualche modo sono quelli che tutti i modelli o quasi che sono presentati fino adesso hanno questa struttura. Il LAI è il Leaf Area Index. Nella sostanza questo vi dice, noi abbiamo abbiamo
scordatevi per il momento l'aereo bumina, però l'idea è questa: noi abbiamo un singolo stoma che evapora. Questo singolo stoma è controllato da che cosa? È controllato da questi quattro fattori che abbiamo scritto lì, che poi sono rappresentati da queste quattro funzioni. La chioma, in ogni foglia c'è un certo numero di stomi, da 50 a 300 per millimetro, mi pare. E la chioma complessivamente si comporta come un insieme di, facciamo la semplificazione che la chioma si comporti come un insieme di stomi, di tanti stomi. Allora dovremmo vedere qual è la densità degli stomi in una certa foglia, e dovremmo vedere quante foglie ci sono in un certo albero, e poi sommare, magari introducendo un fattore di riduzione, e questo serve l'R-Bumin. Cioè l'R-Bumin in questa specifica situazione fa che cosa? Serve a dire quanti stomi ci sono in una foglia, e poi ad introdurre un fattore di riduzione, perché in realtà le foglie non agiscono uni e i singoli stomi non agiscono indipendentemente gli uni dagli altri, ma interagiscono in qualche modo per in tutto questo sistema. E lì fare a index è il rapporto fra la proiezione della chioma e la superficie, o meglio, tra la superficie delle foglie e la proiezione della chioma sul terreno, ovvero se noi abbiamo una chioma la cui proiezione sul terreno, per esempio, è un'area di un metro quadro, noi potremmo avere che la chioma che sta sopra ha foglie che sono molto di più di un metro quadro, per esempio da 2 metri quadri fino a, diciamo, stando colati, 20 metri quadri, da 1 a 20. Per ogni unità di area sulla base c'è un'area della superficie fogliare. Questo è il leaf area index. Leaf area index ha anche un'altra, è anche un'altra bella cosa, se vogliamo così. Si può misurare la satellite. Per cui, se voi volete contare il numero di foglie che ci sono in una pianta, come fate? Beh, se volete contare il numero di una foglia della pianta, prendete 10 studenti, staccate tutte le foglie di una pianta e poi le contate. Questa può essere un lavoro un po' che sembra una barbarie, oppure se si mette il numero di ogni foglia, per esempio una foglia potrebbe avere, che non so, una pianta potrebbe avere 10.000 foglie, supponiamo. Questo potrebbe essere un buon numero di foglie. Oppure cerchiamo in qualche modo di stabilire qual è, misuriamo la proiezione della chioma e cerchiamo di stabilire qual è il leaf area index, cioè la porzione di foglie per unità di area. E quest'ultimo è il sistema che si usa di solito di più. Questa alla fine è quelle quattro funzioni che F che compaiono nella formula della conducibilità, qui FS, FE, FT ed FM, sono queste. Andiamo ad illustrare le due che sono lineari. Qui in ascisse c'è il, non si legge bene, è il vapor deficit. La settimana scorsa, quando noi abbiamo ricavato l'equazione di Penn-Mahmoud, una cosa a cui siamo giunti è che l'equazione di Penn-Mahmoud dipende da due termini ben
distinti, una parte che è la forzante radiativa e una parte che contiene quello il deficit di acqua, cioè la differenza di umidità tra la foglia e l'atmosfera. All'aumentare del deficit di umidità, l'evaporazione diminuisce. Perché? Perché la pianta si difende. La pianta, se il deficit di umidità aumenta, è molto grande, significa che siamo in un momento di aridità, chiude gli stomi per non evaporare troppo. Naturalmente c'è anche una dipendenza di questo dal contenuto d'acqua del suolo, che dovrà andare in concordamente, ed è rappresentata qui, anche se non si vede molto. Questa è una retta inclinata, dovrebbe essere un po' più inclinata, ma in quell'esempio in particolare è venuto, questo esempio in particolare è venuto, questo è un pessimo grafico, e parte qui da un punto che è il punto di appassimento, il wilting point, il punto in cui l'acqua, la pianta non evapotranspira proprio più, perché non riesce a far fronte alle differenze di potenziale per muovere l'acqua lungo il suo sistema. Dalla capacità di campo, che vi ho detto è un'interpretazione del fenomeno, non è una, al punto di appassimento, che ha a che fare quindi con un determinato, due valori di contenuto di acqua del suolo, la conducibilità traspirativa diminuisce in modo praticamente lineare. Per valori superiori alla capacità di campo, la pianta qui è messa a traspirare al suo massimo ritmo potenziale. Voi sapete però che le piante nelle vostre case, nei vostri appartamenti, spesso non muoiono perché gli diamo troppa acqua, non troppo poca acqua, quindi in realtà ci sono delle reazioni fisiologiche qui anche di cui bisognerebbe tenere conto. Ci sono altri due tipi di dipendenza, gli altri due tipi di dipendenza sono la dipendenza dalla radiazione, della quantità di radiazione. La radiazione, non tutte le piante non sono sensibili comunque esattamente su tutto lo spettro della radiazione, ci sono, in particolare viene distinta quella che si chiama PAR, fotosintesi active radiation, che è quella parte di radiazione che viene usata nel processo fotosintetico. Non è esattamente uguale per tutte le piante, ci sono delle piccole variazioni, ma i tipi di clorofilla poi funzionano più o meno nello stesso modo. In generale, all'aumentare la radiazione, la fotosintesi aumenta, però anche qui ci sono, la curva ha delle sue complessità che non sono mostrate. Lo stesso succede per le piante. Per la temperatura. Le piante fotosintetizzano, quindi anche traspirano in maniera ottimale in un certo range limitato di temperatura. Ed è questo che è rappresentato da questa curva qua, che come vedete va da 0 gradi a 50 gradi. Questa curva qua ha l'ottimo attorno ad una temperatura di 20-25 gradi, e quindi sembrerebbe voler dire che questa è una pianta di tipo C3. E forse vi ha spiegato la mia collega che ci sono due tipi di piante da questo punto, sono chiamate C3 e C4, che hanno un processo di fotosintesi leggermente differenti. In particolare le C3 hanno un massimo di attorno ai 22-23 gradi, di un massimo di attività fotosintetica attorno ai 22-23 gradi, e le C4 a temperature più alte, quindi anche
distinguono le zone in cui queste piante si possono trovare. Ovviamente attorno a questi termini esiste un dibattito che non finisce più, cioè sia per la variabilità nelle singole specie, sia proprio per il modo in cui tutta la fisica dell'evaporazione è presentata. È un problema che è importantissimo e che ancora in questo momento è frutto di ricerca molto intensa, perché poi quelle curve appunto si devono poi anche specializzare per i vari tipi di piante, che non tutte reagiscono nello stesso modo. E la sfida naturalmente è la stessa di quella che vi ho detto prima, cioè se io devo contare il numero delle foglie preferisco prendere il satellite e guardare o fotografare la pianta e dalla fotografia andare a contare il numero delle foglie, per esempio. E quindi la sfida anche qui è quella di identificare nei tratti delle piante o nello stato vegetativo delle piante rispetto ai quali questi parametri si possono determinare in modo approssimato ma ragionevole l'andamento di questi parametri. Dal nostro punto di vista questo è per calcolare la traspirazione, ma ovviamente ha un'importanza molto più grande, sia perché questo serve per esempio per calcolare poi, cioè la traspirazione è connessa, correlata in modo estremamente forte alla produzione di massa vegetale e quindi alla produzione di cibo, per esempio. E questo è un aspetto. In generale, comunque, tutto questo è correlato al funzionamento del sistema complessivo, sia degli ecosistemi in piccolo, ma anche del sistema complessivo della Terra, per controllare come avviene questo, la fissazione della CO2 e in generale tutti gli insiemi di cibo che ci mantengono in vita. Quindi questo, l'evaporazione dalle foglie si assume che avvenga in modo potenziale, quindi non c'è nessuna resistenza, e l'evaporazione totale è la somma delle due evaporazioni. In questo caso, con un bel esempio di piante di corno, vedete i potenziali complessivi, per darvi un ordine di grandezza, ma anche questi sono molto variabili tra le piante. Qui è dato in bar la pressione parziale dell'atmosfera, per esempio qui è di meno 500 bar, quindi è una pressione molto negativa, e nel suolo la pressione è pure negativa, ma siamo dell'ordine di 0,3 15 bar. Un bar è grosso modo un'atmosfera, se volete 100 kilopascal, e quindi questo, la differenza di pressione tra qui e qui, poi muove tutto, anche se è un modo molto semplificato di vedere la cosa, perché qua in mezzo succedono un sacco di cose, tra cui ci sono anche dei punti in cui per esempio soluti si muovono in direzione contraria alle pressioni, e quindi bisogna, se ho un gradiente di pressione che mi muove il sistema, ho anche una legge di flusso. Il flusso naturalmente è dello stesso tipo di quello che avviene nei suoli, ed è un flusso quindi di Stokes. La legge è una legge di movimento, è una legge simile alla legge di Darcy, anzi se vogliamo è proprio la legge di Darcy, salvo il fatto che qui la dimensione dei tubi attraverso i quali l'acqua e i soluti si muovono sono regolati dalla storia della pianta, cioè dall'evoluzione genetica della pianta, e nello stesso tempo anche dallo stato della pianta, dalla sua età, dallo stato vegetativo della pianta. Quindi il K qui dipende da tutto questo. In particolare questo
la conducibilità idraulica delle piante, per esempio, può essere rappresentata in questo modo, ed è molto più grande, ovviamente, nelle parti più grandi, cioè nel tronco è più grande che nei rami, ed è più grande poi delle foglie, perché evidentemente diminuisce la sezione dei tubi capillari nei quali attraverso questo flusso avviene, e in qualche modo potreste pensare di ricavare la conducibilità idraulica, in questo caso direttamente dalla legge di Poiseuille, mettendo dentro i valori opportuni, non sbagliereste di molto, salvo il fatto che poi questi tubi non sono i soliti tubi lisci che voi vedete in idraulica, ma sono corredati di microstrutture che servono per favorire, orientare, disperdere il movimento dell'acqua. Per capire quanto traspira la pianta bisogna anche capire quanto è grande il suo sistema di radici. La pianta generalmente è capace di suggere l'acqua nell'intorno delle sue radici, quindi quasi tutti i modelli idrologici, quelli moderni almeno, che tengono conto di queste cose, poi hanno una descrizione della root zone, della zona delle radici in cui avviene l'immissione di acqua. Naturalmente la zona delle radici è molto più interessante del solo movimento dell'acqua, nel senso dal basso verso l'alto, perché poi le radici anche sono anche dei sink, si dice dal punto di vista delle piante, cioè sì, sono il punto in cui l'acqua viene presa e viene evaporata, ma sono anche il punto in cui per esempio arrivano e vengono stoccati dei nutrienti. Ci sono piante che praticamente durante la fase invernale muoiono completamente, rimangono in vita semplicemente perché solo nella parte radicale sono stoccati i nutrienti, dei quali poi durante la fase della nuova fase vegetativa riparte il... E tutto questo naturalmente ha a che fare con il flusso inverso, di cui noi non abbiamo parlato molto, nelle piante. E quindi comunque è importante capire come avviene, qual è la distribuzione delle radici, quanto volume di suolo queste coinvolgono. Da un punto di vista generale voi potreste pensare sotto il suolo, dentro le radici, nel suolo risolvete un'equazione di Richards per la quantità di acqua che si muove, nello stesso tempo avete questo estrattore, questa pompa di acqua, che in alcuni casi probabilmente è anche qualcos'altro, trasuda per esempio alcuni nutrienti del suolo intorno, e una pompa di acqua che estrae essa stessa l'acqua dal terreno. Se noi osserviamo l'evaporazione dell'andamento giornaliero, l'evaporazione ha questi andamenti che rappresentiamo qui. Non vi sto dicendo naturalmente come poi noi la misuriamo, ma assumiamo che siamo capaci di misurarla. Beh, questa che vedete tratteggiata è la radiazione giornaliera in un giorno in cui non ci sono nubi, perché vediamo che la radiazione sale in maniera ordinata, diciamo, raggiunge un massimo a questo giorno e poi scende, quindi niente nubi, cielo libero. In presenza di acqua, in maniera sufficiente, l'evaporazione generalmente segue l'andamento della radiazione. Il caso secondo invece ci sono dei fattori limitanti che entrano in gioco, potrebbe essere la temperatura troppo 1, qualsiasi dei quattro fattori che abbiamo visto prima. Troppa umidità, troppa aridità del suolo, temperature troppo alte. Per cui nella fase di mezzogiorno qui ho
gli stomi si chiudono e quindi la traspirazione è diminuita. Ovviamente quando gli stomi si chiudono, il processo fotosintetico avviene più lentamente e quindi c'è meno produzione di sostanza vegetale e meno produzione. Poi riprende nelle ore del pomeriggio, qui riprende gli stomi si riaprono. Qui non erano comunque totalmente chiusi gli stomi. In questa situazione che vediamo qui disegnata con tre, gli stomi sono completamente chiusi per una parte della giornata e poi riparte la traspirazione. Qui invece la traspirazione è completamente inibita e la pianta quindi si avvia a morire in questo caso, cioè se questa situazione perdurasse per il giorno. E il suolo è assolutamente secco qui, ma qui è usato il suolo che è evidentemente una componente importante, però non è solo. Nei casi reali è sempre difficile misurare e separare la traspirazione dall'evaporazione. Questo spiega perché noi idrologi abbiamo coniato questo termine che più delle volte il correttore ortografico ci segna come sbagliato, di evapotraspirazione. Questa per esempio fa parte di una indagine fatta da Kelly Taylor, un collega che era a Princeton e adesso non so più dove sia, penso in California, a Santa Barbara, però non sono sicuro. E che cosa ha fatto? Questo è un suo campo sperimentale in Africa e qui c'è una collina, stesso tipo di piante che voi vedete qui disegnate, questa è la parte bassa della collina, è più umida, questa è la parte alta per la distribuzione dell'acqua lungo il pendio, è più secca. In funzione della posizione del pendio e della disponibilità d'acqua, il rapporto fra la traspirazione delle piante e l'evaporazione che avviene nei suoi circostanti è diverso. Che sembra anche ovvio dirlo così, però a calcolarlo non è proprio banale. In realtà i dati di Kelly mostrano che tutto è, e vedete, in alto c'è il rapporto tra tica e traspirazione, e tica è la somma di traspirazione e di evaporazione. In basso c'è, qui si è cercato di vedere qual era l'area index delle piante, per dire, beh, va bene, le piante traspirano in maniera diversa anche perché hanno delle chiome diverse. Vedete qui quindi, su questo grafico però i dati sono estremamente diffusi, scatterati, come potete dire, quindi in realtà l'IFARE Index qui spiega poco. Certamente c'è un andamento generale che pure è ovvio dal punto di vista concettuale, però non è facile da quantificare. In ambienti che sono simili, però che sono simili per vegetazione, per clima in generale, però diversi dal contenuto di acqua del suolo, dovute a circostanze anche locali, come vedete il rapporto tra traspirazione segnata con la T e l'evaporazione varia e si va da una parte in cui in condizioni secche la traspirazione è da 0,3 a condizioni umide in cui la traspirazione è lo 0,8 o 0,9 del bilancio completo di evaporazione. Tutto questo è particolarmente rilevante perché per esempio uno degli obiettivi che guida questo tipo di studi da parte di Kelly Taylor è quello di capire per esempio come inibire in condizioni di siccità la traspirazione delle piante per far sì che si abbia bisogno di meno acqua per esempio per l'irrigazione. Sicuramente voi lo sapete che questo è
50 anni, cioè la produzione di agricola in condizioni di aridità o semiaridità. E ovviamente Kelly, per fare queste cose, mette in campo tutta una serie di strumentazioni e strumenti di misura molto sofisticati, di cui però non abbiamo il tempo di parlare. Se volessimo fare una cosa semplice, ma questa non è altro che la curva che vi avevo già mostrato prima e che vi avevo anche illustrato, il modo semplice per ridurre la traspirazione in un modello è quello di considerare la quantità che qui ho messo, il fattore di riduzione della traspirazione in funzione di theta e contenuto volumetrico di acqua. Questa è la formula che avevate visto rappresentata anche prima, ma che qui è naturalmente rappresentata meglio, in cui, come vedete, la linea in nero segna proprio questa formula, che va dal punto di appassimento a un certo valore critico, che era chiamato capacità di campo elevata, ma che è un valore critico che dipende dalle piante, e tra questi due, questa è la saturazione. In prossimità della saturazione la pianta può presentare dei problemi, quindi non traspira in modo corretto. Poi la pianta traspira a ritmo potenziale, cioè il massimo che può, poi la traspirazione via via inibita fino a zero, fino alla via possibile. La curva rossa è un'indicazione di come quella pianta lì in particolare si comporta relativamente al contenuto d'acqua del suolo. Come vedete, la curva non è lineare, ma l'approssimazione lineare è sufficiente, diciamo, nel momento in cui in realtà noi alcuni di questi parametri proprio non li conosciamo, non sono molto variabili. Dell'AI ho già parlato. Il LAI in realtà non è mai una misura diretta, lì fare index, ma viene misurato da un altro parametro che è riportato dai satelliti, che si chiama NDVI, cioè Normalized, non mi ricordo, Vegetation Index, e il D in questo momento non mi ricordo. In questo caso il coefficiente va a calcolare il coefficiente che serve per determinare la traspirazione nel caso di una coltura agricola, vedete, crop. Quindi questo è l'approccio semplificato e qui ci possiamo fermare finalmente. Domande? Dubbi?